la proposta di legge della consapevolezza questo avrebbe consentito con l'approvazione che avvenne prima dello scioglimento delle Camere, sera prima, l'articolo 107, comma terzo del regolamento della Camera dei Deputati, avrebbe consentito la ripresentazione nella 14ª legislatura per la definitiva approvazione, quindi quando l'ho presentato ovviamente con questa consapevolezza, poi così è stato. La sua campagna elettorale, ha detto lei, è stata l'insegna della trasparenza, ce la vuole spiegare questo fenomeno? No, innanzitutto l'insegna della sobrietà, perché in questo momento così difficile per il Paese, la politica deve dare un segnale di sobrietà e quindi deve evitare un dispendio di questi soldi, spese, eccetera. L'insegna della trasparenza nel senso che una campagna elettorale è autofinanziata da parte dei candidati, del candidato presidente, perché domani il governo di questa istituzione sia libero da qualsiasi condizionamento. Sappiamo tutti come vanno queste cose. Io non giudico quello che fanno gli altri, poi ne renderanno conto, per quel che mi riguarda insisto su questo concetto. Campagna elettorale autofinanziata, sobria e quindi trasparente, per un governo libero, per i cittadini e con i cittadini, perché l'istituzione possa camminare domani con la schiena dritta in questo territorio. Dice che vuole una provincia snella, che significa? Una provincia snella significa che una provincia è tutto sobria anche nei costi. Snella, non appesantita da un apparato burocratico eccessivo che dovrà contenere l'indispensabile perché la stessa possa assolvere i suoi fini istituzionali, dovrà essere veloce con l'istituzione. Sembra che nelle Marche l'asse si sia spostato per quanto riguarda i voti un po' sul centro-destra, invece sembra che è fermo, non sembra, è un dato per adesso certo, che è lei insomma la persona che risulta vincente, no? da questa campagna. Secondo lei a che è dovuto? Qualcuno ha lavorato bene, qualcuno ha lavorato male? Chi è stato premiato? Lei perché? Ma guardi, io non avevo parlato di me, gli altri devono giudicarmi. Io sottolineavo l'importanza di questo risultato, visto appunto il risultato generale anche nella regione Marche. Per questo motivo il risultato di Fermo è un risultato molto, molto, molto positivo. Io credo che il nostro progetto di governo, all'insegna di una grande coesione politica, il centro-sinistra, anche in questo modo, fare la campagna elettorale, ha avuto successo, continueremo su questa strada, come interlocutori avremo i cittadini di questo territorio come base. Che cosa accadrà da qui a due settimane? Per noi vinceremo le elezioni, ci spetteremo per questo, andremo avanti così, abbiamo un vantaggio discreto, ripeto, all'insegna della chiarezza sono certo che i cittadini sapranno scegliere un governo forte, ripeto ancora una volta, trasparente, competente per rendere questo territorio ancora più forte.